Vittoria a dir poco straordinaria in questa fantastica 60 mini, un arrivo al photo finish che premia ancora una volta Leonardo Lorandi, che forse però questa volta insomma, ha rischiato, te la sei vista quasi brutta. Sì, è stata una gara veramente molto faticosa. Il pilota Leonardo Marseglia si è rivelato veramente forte, che non pensavo fosse così forte. Mi ha tenuto dietro tutto il tempo, mi è stato dietro tutto il tempo, non mi ha mollato un minuto, sono riuscito a non sbagliare niente e quindi sono felicissimo perché al contrario di tutte le manche che avevo vinto un po' con facilità, questa è stata difficilissima e sono comunque ancora più felice di vincere, averla vinta quindi. Ma quell'alzare le braccia in segno di vittoria all'ultimo momento era calcolato? No, sono stato anche un po' fortunato perché sfortunatamente, dato che quel doppiato era in mezzo alla pista, ho dovuto rallentare le mie mani e rallentare la mia corsa. Quindi Remigio è arrivato affiancandomi, sono stato anche un po' fortunato lì. Alle tue spalle vediamo la locandina di questa WSK Euro Series terzo round, c'è tuo fratello, c'è Alessio Lorandi, sta per cominciare la finale della KF3 e vuoi augurargli un gran bel in bocca al lupo? Sì, gran in bocca al lupo, spero che vince.